Presente, io mi chiamo Giovanni Taurasi, sono il presidente della direzione provinciale del PD e abbiamo con noi anche alcuni ospiti che adesso presento per questa iniziativa che ha un obiettivo. Abbiamo abbassato le sedie, le abbiamo portate al livello delle sedie del pubblico proprio perché ecco, vorremmo fare una chiacchierata con voi e soprattutto vorremmo anche ascoltare quello che eventualmente voi avrete da dire a noi, per darci degli spunti e delle sollecitazioni rispetto a una riflessione che vogliamo far partire questa sera. E qui con noi Marco Lombardo, che è responsabile della formazione del PD bolognese, che è anche vice segretario provinciale del PD bolognese. Filippo Molinari, che come me gioca in casa perché è sindaco di Medolla, responsabile enti locali per la segreteria provinciale, giornalista, e che ci racconterà dopo quali sono le iniziative già fatte dall'Unione Provinciale su questi temi. Marco Lombardo ci racconterà l'esperienza del lavoro di Bologna. Massimiliano Panarari, che probabilmente conoscete tutti, giornalista, studioso, esperto di comunicazione, scrive sulla Stampa, Venerdì di Repubblica, spesso la recensione di libri, se non ricordo male, su Venerdì, e invece sulla Stampa, sul Gazzettino, di tutto. Infatti gli abbiamo chiesto semplicemente di fare un breve intervento sul Cenni sull'universo e che teniamo appunto alla fine, a conclusione della nostra chiacchierata. Andrea Bortolamasi, che è coordinatore della segreteria cittadina del PD, neo consigliere comunale, che insieme a me e Filippo insomma, ha messo insieme questa iniziativa per provare a costruire qualcosa che ancora non c'è, insomma. Adesso non abbiamo usato questo nome, forse un po' abusato, una scuola di politica, non so cosa, poi ci racconteranno gli amici bolognesi esattamente cosa hanno fatto. E do la parola quindi a Filippo per raccontare anche quello che già è stato fatto in questo senso e in un altro percorso che si intreccia con quello che vogliamo far partire questa sera. Sì, buonasera a tutti, pochi ma buoni, diceva quello. Vi do benvenuto anche alla segreteria provinciale e inizierei proprio da qui, nel senso che Giovanni diceva l'abbiamo chiamata scuola di partito. In realtà c'erano una volta le scuole di partito, adesso senza scomodare il solito esempio delle frattocchie, ma potremmo citare anche esempi più strutturati, erano luoghi, diciamo, di reclutamento, di formazione della classe dirigente, che nell'era attuale dei cosiddetti partiti liquidi, ovviamente, piano piano hanno perso mordente, hanno perso la propria struttura. Come segreteria provinciale siamo partiti proprio da questa riflessione, cioè rilevando quella che secondo noi era un'urgenza vera degli amministratori e diciamo dei militanti, degli iscritti del partito, quella di avere un luogo nel quale incontrarsi, fare rete, quindi fare rete tra amministratori, ma fare rete in questo modo anche tra i territori della provincia, perché un po' l'obiettivo era questo, e fornire a chi amministra questi territori degli strumenti di conoscenza che possano essere così fondamentali nell'esercizio delle proprie funzioni e anche come crescita, ovviamente, come bagaglio personale. Da questa riflessione abbiamo iniziato, attendendo ovviamente le amministrative di maggio e quindi che si insediassero le nuove amministrazioni, a chiamare soprattutto i giovani e i nuovi amministratori, e devo dire che la prima sorpresa positiva è stata una risposta piuttosto consistente, nel senso che abbiamo fatto delle serate, diciamo, di formazione proprio di base, per cui per esempio il ruolo e le prerogative dei consiglieri, la conoscenza del bilancio comunale, la nuova programmazione dei fondi europei, insomma 3-4 tematiche abbastanza rilevanti, tra le quali ovviamente anche la riforma della provincia, che andrà al voto in questa provincia il 4 ottobre, e quindi la trasformazione da ente territoriale a ente di secondo livello, avendo, come dicevo, una risposta molto stimolante, sia in termini di numeri che di attenzione e di interesse a questa prospettiva.
Quindi la nostra intenzione è quella di proseguire su questa strada, cioè di avere appunto una sede, che è quella del partito provinciale, nella quale si possano approfondire tutti i temi di maggiore rilevanza politico-amministrativa, fornire appunto approfondimenti, ma anche una cosa che è mancata molto negli ultimi anni, lo dico anche da amministratore locale, un luogo dove le buone pratiche possano essere condivise. Perché la cosa che ci è sembrata da subito evidente è che in luogo di come dire, condividere e diffondere le buone pratiche, spesso tra amministrazioni si instaurano quasi dei meccanismi competitivi, per cui io ho fatto una buona cosa, invece di come dire, mettere a disposizione questo risultato positivo in modo che diventi realtà condivisa, c'è quasi un atteggiamento di chiusura e di protezionismo, che in un'epoca nella quale ovviamente assistiamo a profonde riforme politico-istituzionali, anche finanziarie, di bilancio, sulla politica tributaria, sul modo nel quale gli enti locali si sostengono, non ha proprio senso, non ha senso in generale, non ha senso in particolare in questo momento storico. Quindi la nostra idea è, da un lato, di approfondire, sviscerare e contribuire alla conoscenza delle maggiori tematiche politico-amministrative, dall'altro di creare un luogo in cui la rete degli amministratori e quindi dei territori diffonde e solidifica e condivide le buone pratiche. Su questa prima, diciamo, base di riflessione, poi Giovanni e Andrea hanno proposto un modulo ulteriore che allarga, diciamo, la prospettiva, e di questo poi vi parleranno loro, nel senso che Pensare Democratico, che è l'iniziativa che presentiamo stasera, ovviamente aggiunge a questa rete di amministratori e allo sviscerare le maggiori tematiche politico-amministrative, ovviamente delle riflessioni a tutto campo. Delle riflessioni a tutto campo sulla politica, sull'economia, sulla storia sociale, su tematiche appunto rilevanti, che vanno ad arricchire la valigia, una volta si diceva la valigia dell'attore, potremmo dire la valigia dell'amministratore, del militante, dell'iscritto, di chi vive la politica con passione e con spirito di servizio. Perché ovviamente c'è l'amministrazione, ci sono le leggi, ci sono i progetti, ci sono gli studi di fattibilità, ma c'è, come dire, un approfondire e nutrirsi di tematiche altre che poi vengono portate nella sensibilità di ciascuno all'interno della propria attività quotidiana. Quindi, ovviamente è una roba che non vogliamo fare chiusi dentro quattro mura, e quindi anche simbolicamente ci siamo messi giù per dare anche plasticamente, no, questo messaggio, cioè una cosa che si costruisce insieme. Cercheremo di allargare ovviamente questa riflessione a tutti gli attori sociali, economici, istituzionali del territorio, nel modo in cui loro poi vi diranno. E quindi ben venga se tra di voi ci sono persone appunto interessate a questo percorso, persone che hanno anche idee su alcuni moduli di approfondimento, su alcune tematiche, su alcune iniziative. Ovviamente siamo qui a dirvi che lo spirito è quello di aprirsi, non di chiudersi, quindi non è un'elite, non è una scuola, diciamo, chiusa all'interno delle mura del partito, ma l'ambizione di, come dire, pervadere anche territori altri e di farsi in qualche modo invadere positivamente anche dalla vita che c'è fuori, quindi dalla vita in generale. Tutto qua, insomma, con molta umiltà, con molta semplicità, e devo dire io sono convinto che questa sia la strada buona. Credo che dobbiamo ritornare a riflettere su quello che è il valore vero della politica, che non può essere altro che un valore di servizio vero alle comunità. Credo che partire dalle nuove leve di amministratori sia altrettanto fondamentale, non solo perché ovviamente sono nuove e quindi non hanno esperienza specifica, ma perché portano questa urgenza e questa necessità in maniera molto netta, cioè rivendicano con nettezza un ritorno a delle radici come dire, solide e positive della politica, di cui noi tutti sentiamo nel nostro amministrare quotidiano, ma anche come cittadini, diciamo, normali, padri di famiglia, piuttosto che lavoratori, piuttosto che professionisti, piuttosto che la urgente necessità. Quindi questo è l'obiettivo, speriamo, insomma, è una cosa che costruiremo in fieri adesso, e quindi abbiamo bisogno di contributo di tutti, quindi chi di voi vorrà darlo sarà il benvenuto. Grazie.
Grazie Filippo. Allora, comincio io cercando un po' di spiegare, come diceva Filippo, siamo a livello proprio embrionale, abbiamo voluto fare questa iniziativa alla festa dell'unità, alla per presentare qualche idea che siamo disposti a cambiare e anche a stravolgere se ne dovessero emergere delle altre nel corso delle prossime settimane. Noi qui proviamo ad avviare un percorso per dar vita a un'esperienza che poi andrà programmata nel corso, diciamo, del mese di ottobre e poi ottobre-novembre per partire questo autunno-inverno. Allora, l'altro giorno, fra l'altro, preparando al volo le slide per raccontarvi un po' di cose stasera, siamo accorti anche di alcuni problemi che poi di alcune criticità che diremo alla fine. Tanto per spiegare un po', almeno in termini generali, cos'è pensare democratico. Abbiamo utilizzato un nome che a livello provinciale abbiamo usato già in tante altre iniziative, rassegne, presentazioni di libri, momenti di approfondimento, eccetera, perché insomma ci sembrava giusto richiamare appunto anche altre esperienze che sono state fatte. E il pensare democratico che abbiamo pensato è innanzitutto, come diceva anche Filippo, una proposta che nasce dentro il partito provinciale e vuole essere un luogo, uno spazio, un momento, perché sia fisico che virtuale, utilizzando anche magari le nuove tecnologie, uno si dice sempre nuove tecnologie, ormai sono già vecchie, ma ce ne sono sempre di nuove, ma comunque ci siamo capiti, il web, la rete, e vuole essere anche un'occasione di confronto, di dialogo, di formazione, di discussione politica rivolta, come diceva Filippo, ai nuovi amministratori, ma anche non solo ai nuovi amministratori, ad iscritti, non iscritti, militanti, persone interessate, attraverso diverse modalità e anche strumenti che intendiamo utilizzare. E come? Anche qui la proposta che vogliamo fare è assolutamente aperta da discutere assieme con chi vorrà partecipare a questo percorso, a questo progetto. Si va dall'approfondimento seminariale di tematiche di attualità più stringentemente politica, ma anche utilizzando workshop, conferenze, occasioni varie di aggregazione. Siamo dentro una festa che ha anche dei momenti di aggregazione e socializzazione, perché non riproporli anche dentro un percorso di questo tipo. E vuole essere soprattutto una proposta aperta, quella parola chiave che ha detto anche Filippo, che vale un po' per tutto e noi crediamo debba valere soprattutto per il nostro partito, è appunto l'apertura verso anche altri soggetti, altre persone, e anche se ci troviamo qui come in una riunione di carbonari, l'obiettivo in qualche modo è allargare sempre di più il cerchio di collaboratori, di persone che possono dare il loro contributo. Coinvolgendo appunto iscritti e non iscritti che possono partecipare a diversi livelli, ci può essere chi è interessato a partecipare alla fase di programmazione, chi vuole mettere invece in gioco la propria esperienza, le proprie competenze, chi invece vuole semplicemente partecipare a iniziative e venire ad ascoltare e ad approfondire. Con chi? Ecco, iscritti e non iscritti, più in generale con studiosi, appassionati di politica, ma anche con le associazioni, i soggetti che sul territorio ci sono già, diceva Filippo, facendo rete, perché un partito c'è, esiste, se è vivo anche nella società, se ha rapporti con chi in quella società opera ai diversi livelli. Adesso qui abbiamo abusato, mettendo dei loghi, non abbiamo ancora, come dire, coinvolto direttamente alcuni dei soggetti che sono qui richiamati, alcuni sono stati invitati a partecipare, qualcuno è venuto, qualcun altro certo sì ci interessa, ma non c'è possibile al momento, però contiamo di coinvolgerli successivamente, appunto provando a fare rete. È chiaro che come partito politico siamo consapevoli che ci possono essere delle difficoltà rispetto a un certo grado di collaborazione con soggetti tipo l'università, per dire, con le istituzioni, ecco, ma questo non significa che non possiamo coinvolgere, l'abbiamo già fatto, ci hanno dato la loro disponibilità e parteciperanno anche singoli docenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri atenei, diciamo per la fase di programmazione, soprattutto i docenti più vicini territorialmente, insomma, quindi Modena e Reggio Emilia. E allora stasera abbiamo pensato di fare una proposta, diciamo, un po' larga, ma ripeto, dobbiamo ancora partire con la programmazione, quindi se dovessero emergere altre sensibilità si può anche pensare di lavorare invece su altri temi. E l'avevamo pensata
questa proposta partendo, diciamo, da quattro declinazioni, insomma, un po' classiche, una più sociologica, una più economica, una più rivolta alle istituzioni e una invece dedicata al mondo della comunicazione. Non che non si intreccino questi mondi, però insomma, l'idea era di partire di provare a apparecchiare il tavolo almeno questa sera e poi vedere cosa viene fuori. Con Andrea eravamo d'accordo, ci saremmo alternati, ma non ricordo più se ti devo lasciare questa slide o quella. Allora, la prima, che quindi riprende, diciamo, l'ambito più sociologico, intende riflettere e ragionare soprattutto sull'identità delle nostre comunità, della nostra società e anche i mutamenti, insomma, che ci sono stati nel corso di questi anni sempre più rapidi. E appunto abbiamo pensato a quattro moduli. Questo modulo intende approfondire il tema dell'identità antropologica, abbiamo usato questo termine un po' forte, ma l'identità culturale e sociale della nostra comunità alla luce delle grandi trasformazioni dell'ultimo decennio. Sicuramente ha influito il tema dell'immigrazione, ma non solo, le nuove tecnologie, la crisi economica che sta cambiando naturalmente anche le nostre società e le sta anche, per certi versi, dal punto di vista non solo economico, trasformando. E questo era uno dei temi che avremmo voluto, che vorremmo sviluppare se raccogliamo l'interesse su questo. Tra i soggetti che dicevo prima, che avevo elencato prima, ce ne sono alcuni che su questo già lavorano, insomma, chi con la dimensione storica, chi con quella sociale, eccetera, e quindi potrebbero anche nascere delle sinergie, delle collaborazioni per provare a costruire percorsi o segmenti di percorsi assieme. Adesso direi che sugli altri tre... Ci cambiamo tipo vallette o valletti. Come diceva Filippo, come diceva Giovanni poc'anzi, è una proposta aperta. Prendete anche le slide proprio nella maniera più ampia e inclusiva possibile. Noi abbiamo provato a dare un assetto, diciamo così, una strutturazione che diciamo, potesse dare un'idea di dove dovremmo andare a parlare, però siamo qui apposta per essere i più inclusivi possibili. La seconda parte che vi vado veramente in maniera molto molto rapida a specificare riguarda alcuni temi più cogenti anche rispetto ai nostri territori, in particolar modo questo che abbiamo intitolato Economia e Innovazione. Vuole, ha l'ambizione nella nostra mente di andare a toccare alcuni settori, quindi quello più prettamente economico, la dimensione del lavoro, del capitale, della ricerca e sviluppo in un territorio che vede la presenza di 4-5 distretti nel raggio di 100, neanche 100 km e soprattutto quali trasformazioni hanno portato la nostra regione che all'inizio del Novecento era una delle regioni più arretrate in Italia ad essere una delle regioni leader in Europa, alla luce anche delle trasformazioni che hanno toccato questa regione come tante altre, in particolar modo la globalizzazione di persone, di capitali e soprattutto collegandoci all'Expo 2015 che è qui sta arrivando a momenti ed potrebbe essere anche un'occasione per allargare il campo. L'altro tema, altra slide, è diciamo così borderline dedicato sia a chi è amministratore, chi ha ruoli all'interno delle istituzioni, ma anche a chi è, come diceva prima Giovanni, un semplice appassionato, un militante, un simpatizzante, ma vuole avere un quadro più dettagliato delle riforme strutturali che stiamo provando a portare avanti con azioni di governo, ma indipendentemente da questo provare a dare un affresco per tutto quello che riguarda tema Stato e istituzioni, e questo lo diceva prima Filippo,
al nuovo assetto della provincia, quindi alle competenze che passeranno da provincia a comune, fino a il tema della riforma del titolo quinto della Costituzione, quindi il superamento del bicameralismo perfetto e il ruolo degli enti locali. Come vedete sono molto molto ampi i temi e soprattutto hanno la capacità di essere, diciamo così, si intersecano gli uni con gli altri, perché l'idea che ci eravamo provati a dare era quella di non creare dei moduli e dei compartimenti stagni, ma di provare a tenere un filo rosso su tutto il corso di formazione e che ogni modulo fosse in grado poi di dialogare l'uno con l'altro. L'ultimo è sulla comunicazione, termine fin troppo abusato, anche in questo caso lo si accennava prima, siamo il villaggio globale, la galassia McLuhan, siamo iperconnessi e straconnessi, molto spesso abusiamo di qualsiasi mezzo di comunicazione, indipendentemente da che facciamo comunicazione politica o parapolitica. Una riflessione sull'utilizzo dei nuovi e dei vecchi media, in particolar modo in un paese come l'Italia, che ha ancora un digital divide molto forte, ha un analfabetismo di ritorno altrettanto forte, che usa ancora dei vecchi modi di comunicazione per informarsi. Penso al ruolo che ha ancora egemone la televisione nel nostro paese. Ecco, su questo modulo siamo davvero nell'aspetto più ampio possibile, perché vogliamo provare a dare delle prime nozioni di base sull'utilizzo, per evitare l'arma doppio taglio di Twitter piuttosto che del post su Facebook, ma anche capire come questi media, nuovi media, anzi vecchi media, visto che magari tra sei mesi saranno superati, incidono e agiscono sulla vita politica e sul l'agone politico. L'ultima slide è, diciamo così, il mea culpa mio e di Giovanni, perché dopo che abbiamo messo insieme tutto questo baraccone abbiamo visto che però ci sono dei temi, ed è per questo che ci piacerebbe dialogare con voi, che erano scoperti o poco toccati. Fa ridere, visto che io sono uno storico mancato, Giovanni un po' meno, abbiamo questa formazione di storici contemporanei, abbiamo capito che il contesto e l'analisi del contesto è piuttosto carente, quindi pensavamo di inserire un modulo che sia sulla storia delle istituzioni, che sia su un accenno di storia locale, di storia economica locale, ma credevamo di provare a inserire un focus di questo tipo. L'altra tematica è purtroppo molto cogente in questi territori. Abbiamo dall'altra parte della sala una mostra sull'alluvione, senza toccare i temi del terremoto, riguarda l'ambiente e la tutela del territorio stesso. Anche in questo caso lo pensavamo in maniera piuttosto dinamica, proprio per affrontare i problemi e le tematiche che questi territori ponevano, senza la lezione del geologo di turno da una parte e la platea degli interlocutori dall'altra. Un altro tema, così vedete tutti gli errori che abbiamo fatto, riguarda la formazione di base, perché dobbiamo capire prima a chi ci vogliamo rivolgere e soprattutto quali nozioni di base fornire, evitando di darle per scontate alcune. L'ultima parte è più, diciamo così, organizzativo, correggimi se sbaglio, Giovanni, ma riguarda il percorso che vogliamo provare a mettere in piedi e che soprattutto vuole essere ampio e condiviso su tutta la provincia, quindi non chiuderci tra le quattro mura delle federazioni, ma portare le nostre lezioni nei circoli, nei territori e anche e soprattutto non solo dentro le sedi di partito. Io, visto col microfono, vi rubo un altro secondo, inizio già adesso a far girare
foglietto bianco in cui se gentilmente, se siete interessati, vi registrate con nome, cognome e indirizzo mail. Non facciamo nessuno spamming, nessuna televendita, nessun marketing, nessuna azione di telemarketing, però visto che fa piacere che insomma se non siete in pochi, solitamente quando facciamo questi incontri abbiamo sempre voglia di essere di più quelli dalla parte rispetto alla platea, rispetto a quelli che parlano, no, se vi registrate noi vi inseriamo nel nostro potente database e vi iniziamo a tenere informati alle attività che vorremmo portare avanti da qui al prossimo inverno, diciamo andare a dicembre se siamo bravi, riusciamo già a strutturare un primo percorso e già un primo modulo. Io lascio la parola a Marco Lopardo, che è responsabile della formazione del PD di Bologna, da cui abbiamo copiato l'idea, nel senso che è una best practice che a 30 km da noi abbiamo pensato fosse corretto chiamarlo, perché effettivamente la federazione di Bologna ha fatto un ottimo lavoro, come potrà testimoniare Marco, per capire anche quali errori non compiere all'inizio e soprattutto come ampliare il più possibile la platea di interlocutori. Faccio solo una precisazione prima di passare la parola a Marco sul foglietto che gira, e nel quale vi chiedo di dare anche la vostra disponibilità, appunto perché l'obiettivo è anche e soprattutto questo, quello di questa sera. La proposta, come avete visto, è a livello assolutamente embrionale, è un contenitore da riempire di contenuti, quindi vorremmo capire con voi, come l'abbiamo già fatto con altre persone contattandole in questi giorni telefonicamente, se la disponibilità c'è a partecipare in modo molto attivo, insomma, da questo punto di vista, quindi programmare insieme a noi le iniziative e provare a mettere in campo appunto questo percorso. Quindi se oltre a mettere il vostro nome per rimanere informati via mail, segnalate anche questa disponibilità, a proposito di televendite, i primi 10 che lo fanno avranno anche una pentola pressione in regalo. E vi chiedo però di precisarlo, perché poi utilizzeremo appunto nominativi in questo senso. Do la parola a Marco, perché appunto ci racconterà invece l'esperienza bolognese. Grazie Giovanni, grazie Andrea, grazie al PD di Modena per questo invito che è molto gradito, anche perché ci dà la possibilità di raccontare un'esperienza, come è giusto che sia, perché le esperienze devono circolare liberamente come le idee. Più o meno un anno fa mi ritrovavo a pensare, come voi, come poter fare a creare una scuola di formazione che si ponesse il tema del rinnovamento della classe dirigente. Un'idea direi semplice, ma evidentemente non banale, perché fare la formazione, fare rinnovamento attraverso la formazione vuol dire non semplicemente porsi il problema dell'aggiornamento anagrafico della classe dirigente, vuol dire investire su quello che è il nostro talento, cioè quelli che sono i nostri talenti, cioè i nostri giovani, e prenderli in maniera seria, ovvero capire che sono risorse preziose, che ci stanno dando il loro tempo e che in qualche modo ci stanno dando la loro fiducia. Ecco, quando abbiamo pensato a un corso di formazione all'interno del PD di Bologna, e l'abbiamo chiamato Labo, l'abbiamo pensato proprio come un laboratorio che Fabrizio Barca l'avrebbe chiamato una palestra cognitiva, cioè una palestra in cui non si sollevano pesi ma si sollevano idee, con un metodo che era anche un approccio, quello di capire che volevamo fare un investimento sul pensiero critico dei giovani. Non avevamo l'obiettivo di avvicinare dei giovani alla politica. Il nostro obiettivo era diverso, era investire nel pensiero critico dei nostri ragazzi e porsi nelle condizioni per cui, se qualcuno di loro ha l'ambizione non di voler essere amministratore, ma di voler fare l'amministratore, forse è il caso che il partito si ponga il problema di: avranno gli strumenti per poi svolgere il loro ruolo come consiglieri comunali o come assessori? Bene, alla fine del percorso, in un anno, su 70 persone che hanno partecipato a questo corso, quest'anno, abbiamo avuto 22 ragazzi eletti nel Consiglio Comunale.
nei vari consigli comunali della provincia di Bologna, 4 assessori, 2 vice sindaci e 2 sindaci, anzi 2 donne che sono diventate sindaco, una del comune di Argelato e l'altra del comune di San Lazzaro di Savena, che avevano fatto l'esperienza di labo precedente. Stiamo parlando di tutte persone under 35. Quindi il primo dato potrebbe essere un dato quantitativo. Direi che un terzo di loro oggi svolge delle funzioni amministrative. Però secondo me, al di là del dato quantitativo, c'è un elemento qualitativo che noi ci dobbiamo porre, quello di provare ad alzare il tiro di questa sfida, cioè non fare una scuola di formazione tradizionale. Per carità, sono d'accordo con il sindaco quando dice che questo partito sapeva benissimo fare la formazione e non tutto va cambiato, anzi molte di queste cose di questo partito vanno recuperate, semmai il senso di comunità, la formazione, la profondità di pensiero, la capacità di analisi. Ci sono alcune che vanno modificate rispetto ai tempi, e quindi ci siamo posti il problema di fare una scuola di innovazione politica. E ci siamo posti la domanda: che cos'è fare innovazione? Perché innovazione è la parola che tutti usano, del resto non ho mai sentito un politico che non parli di cambiamento e innovazione, non farebbe il suo mestiere. Però parlare di innovazione significa porsi innanzitutto un problema di metodo. Noi avevamo i fondi per fare un progetto di formazione all'interno del PD di Bologna, però abbiamo detto: ma siamo sicuri che questo sia veramente un bisogno, un interesse sentito dalla comunità? Chiediamolo a loro, cioè stringiamo un patto e diciamo: noi vogliamo fare questo percorso di formazione, voi ci finanziereste? Abbiamo lanciato una cosa che si chiama crowdfunding, raccolta dei fondi attraverso il web, quella che alcuni giornalisti hanno chiamato colletta online. In realtà, non capendo che il nostro obiettivo non era monetario, noi ce l'avevamo i fondi per poter finanziare la scuola. Noi stavamo chiedendo una cosa più preziosa alle persone, gli stavamo chiedendo di darci la loro fiducia, cioè di dirci: validate il nostro percorso di formazione, consideratelo serio e impegnatevi, darete 5 euro, 10, 50, ma vi prenderete un impegno e noi ci prenderemo un impegno con voi. Qual è l'impegno? A, dimostrare che tutto il percorso di formazione verrà svolto veramente. B, rendere contabile accountability, cioè dare risposta a tutto quello che facevamo, motivo per il quale tutte le lezioni di labo le abbiamo videoregistrate, e anche stasera vedrete una macchina che videoregistra, perché abbiamo l'obbligo di rendicontare tutto quello che facciamo, e abbiamo raccolto un anno di lezioni in un libro. Perché l'obiettivo era questo, stavamo chiedendo in qualche modo la cosa più importante, che era la fiducia della nostra comunità di riferimento. La fiducia per un investimento sui nostri talenti, cioè sulle nostre risorse. Questi ragazzi che si affacciavano, alcuni di loro si affacciavano per la prima volta all'esperienza politica e in qualche modo erano incuriositi, altri avevano già fatto un tipo di esperienza. E all'inizio ci avevano detto appunto che non esiste, siccome era il primo esperimento di crowdfunding politico, che non poteva funzionare, perché cosa vuoi andare a chiedere i soldi? Tu che stai facendo politica in questo momento, tu che rappresenti proprio lo sperpero, lo spreco, cioè l'inutilità dei costi. Ecco, in realtà dopo un mese abbiamo raggiunto il 122%, cioè siamo andati oltre l'obiettivo e ci hanno finanziato 6.750 euro. Grazie Michele, 6.750 euro con 122 donatori. Con quei fondi noi abbiamo coperto i costi e abbiamo fatto la pubblicazione del libro. A quel punto abbiamo cominciato a dire: ma perché non progettiamo, non coprogettiamo con loro come vogliamo fare il corso di formazione? E abbiamo scelto 6 moduli. E molti di questi mi ritrovo nelle cose che vengono dette, perché ovviamente sociologia, economia, innovazione, comunicazione sono le basi per chi oggi vuole fare politica. Noi abbiamo scelto 6 moduli e li abbiamo affrontati così. Il primo l'abbiamo chiamato principi attivi, nell'idea che se tu oggi vuoi fare un consigliere comunale, un assessore del PD, avrà un senso del perché tu ti riconosci nel Partito Democratico. E quindi il primo modulo era sui valori,
anche qui non facendo un corso di indottrinamento, noi ti diciamo il manifesto dei valori così com'è, ma mettendo in dialogo voci diverse, in maniera polifonica. Infatti vedrete che ci sono delle, diciamo, sensibilità più vicine a una certa area progressista e sensibilità più vicine a una certa area liberale, a una certa area cattolica, ma l'idea che poi fossero i ragazzi a doversi fare la loro opinione su quelli che sono i principi attivi. Manifesto dei valori, statuto, codice etico, quello che un po', secondo me, andrebbe insegnato anche oltre, non solo ai 35, agli anni 35, ma un po' a tutti quelli che fanno parte di questa comunità democratica. Il secondo modulo l'abbiamo chiamato nuovi alfabeti democratici, combinando in realtà la comunicazione all'organizzazione, cioè nell'idea che il web, saper comunicare, vuol dire anche oggi riorganizzare i bisogni sulla base della rete. Per intenderci, corso di comunicazione che insegnasse alle persone a parlare in pubblico, ma anche un corso di comunicazione che insegnasse l'utilizzo dei big data, cioè utilizzasse i dati che noi abbiamo per fare strumento di pressioni sulle amministrazioni pubbliche. E così abbiamo coinvolto delle esperienze che per esempio si chiamano social street, cioè che sono nate dal basso attraverso i social network, Facebook, Twitter, perché noi vogliamo stringere un patto di alleanza con queste nuove forme di cittadinanza, altrimenti se ci rinchiudiamo, questi sono i nostri prossimi avversari politici. Una volta avevamo il Movimento 5 Stelle, domani saranno le social street che rinasceranno in tutti i quartieri. Se invece capiamo che c'è una riorganizzazione dei bisogni attraverso il web, forse capiamo quello che ci stanno chiedendo. E così ci sono nuovi modi di relazione dei saperi, i Fab Lab, i makers, cioè gli artigiani digitali, quelli che oggi utilizzano una stampante 3D per fare dei prodotti di artigianato digitale. Un terzo modulo l'abbiamo chiamato Legalitalia, perché a volte uno degli obiettivi da combattere anche al nostro interno come amministratori è la cultura della rimozione, cioè pensare che il problema delle infiltrazioni mafiose, della criminalità organizzata sia solo un problema che riguarda una certa parte dell'Italia. No, sappiamo, i dati delle direzioni investigative antimafia ce lo dicono, riguardano anche qui. E allora capire in che modo, per esempio, un consigliere comunale può gestire un bene confiscato alla mafia che si trova nel suo territorio. E abbiamo scoperto che molti di questi ragazzi non sapevano neanche dell'esistenza di beni confiscati alle mafie nel proprio territorio. Un altro modulo riguarda la cultura e l'economia, nell'idea che se c'è una parte della politica con la quale si dice che con la cultura non si mangia, c'è un'altra parte che invece dice che con la cultura si mangia, si beve, si dorme, e questo paese è su una miniera da questo punto di vista inutilizzata. E quindi fare in modo che la programmazione degli eventi culturali, la valorizzazione dei beni culturali possa essere una delle leve di sviluppo del nostro territorio. Insomma, c'erano alcuni moduli che abbiamo sviluppato durante tutto il corso e anche nella scelta dei luoghi abbiamo voluto un po' osare, anche un po' provocare, però soprattutto ci siamo voluti porre delle sfide. Per esempio, il corso di formazione precedente veniva fatto all'interno delle strutture del partito. Noi ci siamo detti, scusate, ma perché non lo facciamo nelle case del popolo? Le case del popolo sono dei luoghi costruiti per la formazione e la produzione della cultura popolare, che oggi troppo spesso sono vuoti. Allora il patto che abbiamo stretto con queste case del popolo è: perché non fare che i corsi di formazione e di innovazione politica con i giovani venisse fatto nelle case del popolo? Perché non lo restituiamo al popolo, quello che era il luogo simbolo? E devo dire che abbiamo scelto di fare una palestra praticamente itinerante, cioè abbiamo attraversato un po' i comuni della provincia, anzi della città metropolitana adesso di Bologna, e abbiamo scoperto una cosa bellissima, che i volontari, gli anziani che tenevano aperte le case del popolo, erano talmente contenti di vedere tutti questi giovani che facevano formazione, che alla fine ci hanno insegnato l'ingrediente più bello che non avrebbero mai potuto insegnare attraverso le lezioni, cioè il senso della comunità. Perché alla fine delle lezioni
cucinavano per tutti i ragazzi e quindi continuava questo senso di identità, anche questo passaggio generazionale davanti alla gramigna o alla tagliatella. E questo è un valore che era molto importante e che non avremmo mai potuto pensare prima di realizzarlo in pratica, perché poi le cose si scoprono mentre si fanno. E quindi questo è un po' il racconto del nostro viaggio, un viaggio che vogliamo continuare, che vogliamo rilanciare anche negli anni successivi, se la foga delle primarie ce lo consente, nel senso che noi troppo spesso siamo costretti a inseguire le scadenze elettorali e non abbiamo mai la possibilità di poter fare programmazione. Invece vorremmo che questa scuola di formazione, così come fatta l'anno scorso a Bologna, venga ripetuta quest'anno. E abbiamo scoperto una cosa anche qui molto semplice, cioè che il corso è funzionato attraverso una cosa che adesso si chiamerebbe viral marketing, ma la possiamo chiamare passaparola. Cioè i ragazzi che hanno fatto la scuola di formazione sono in realtà i nostri migliori testimonial e quindi cominciano a passare la parola e adesso abbiamo molte richieste di iscrizione. Concludo brevemente dicendo che tutte le lezioni che abbiamo fatto e tutto il percorso di formazione è online. Proprio sul Lab, sul circolo online del PD di Bologna potete trovare tutte le lezioni che sono state fatte. E mi rilascio a una cosa molto importante che era stata detta dal sindaco prima. Troppo spesso noi, pur facendo parte dello stesso partito, quasi non conosciamo. Partiamo dagli stessi bisogni, partiamo dalle stesse esigenze, ma non conosciamo le nostre relazioni e le nostre pratiche. Secondo me dobbiamo anche qui darci un senso di sfida, che è superare la circolazione delle best practices e andare verso una programmazione di tipo regionale o di tipo nazionale su queste cose, perché le nostre idee non possono che essere copyleft, cioè non possiamo noi democratici avere il problema del copyright e tenerci le idee nascoste. Dobbiamo fare in modo che le idee si possano contaminare, per cui io faccio il più grande in bocca al lupo alla scuola di pensare democratico che partirà da Modena, e quello che vi posso dire è che in noi da Bologna troverete sempre entusiasmo, una mano se la vorrete e anche contaminazione, perché sono convinto che il vostro percorso ci sarà di arricchimento anche per noi, perché ci darà delle idee che a nostra volta non avevamo potuto immaginare. Ecco, io penso che questo sia veramente l'investimento che noi come partito dovremmo fare, cioè capire che c'è un bisogno di capacità di analisi, di programmazione delle proposte che guardi al rinnovamento non solo in senso anagrafico, ma anche in senso di valorizzazione delle competenze e delle capacità. Io spero, mi auguro, la sfida che ci vorremmo porre l'anno prossimo, per esempio, è quella di fare un Labo Plus. Cioè, giustamente, ci sono molte persone che ci hanno detto: scusate, ma questa scuola di formazione e di innovazione, ma perché la fate solo per i giovani? Perché non la fate anche per chi non è under 35 e ha bisogno di sapere che cosa fa il partito, qual è la riforma della giustizia, qual è la riforma? E io penso che la sfida dell'anno prossimo sia pensare a un percorso magari complementare rispetto al Labo, non indirizzato necessariamente su giovani che vogliono fare gli amministratori, non essere gli amministratori, ma anche a chi, diciamo, è diversamente giovane e ha voglia di dare la propria passione e il proprio tempo e le proprie energie alla politica. Sarò breve, sono tutte esperienze bellissime, abbiamo finito. No, scherzo. No, c'è davvero poco da aggiungere, nel senso che io ringrazio il PD di Modena per l'invito, ringrazio Giovanni per l'invito, provo a portare un punto di vista esterno molto, molto rapido, perché davvero c'è poco da aggiungere, nel senso che l'esperienza del PD bolognese raccontata da Marco Lombardo è complessa, articolata, io non la conoscevo, colpa mia, è molto interessante, molto ricca. Le cose proposte dagli ottimi, il percorso individuato dagli ottimi Giovanni e Andrea è molto interessante. E allora, con uno sguardo esterno, quello che mi viene da commentare è che questa esigenza
di formazione, la comprensione della necessità di formare è, e non solo per quanto si tratti di un gruppo dirigente fondamentale, non solo rivolto agli amministratori, è molto interessante ed è un segnale di salute da parte di un partito liquido, anche se qua e a Bologna naturalmente molto meno liquido, molto più solido che in altri luoghi. Io credo che la solidità sia una qualità. Un signore con la barba che ha formato generazioni di rivoluzionari e socialisti diceva che tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. Il signore ha avuto un ruolo importante, è stato dimenticato, adesso è stato in parte recuperato per esempio da un economista che si chiama Thomas Piketty, che è l'oggetto della discussione più forte dal punto di vista del, diciamo, dei fondamenti dell'economia politica di questi mesi. E si può leggere questa frase marxiana in tanti modi, una delle frasi più esoteriche di Marx, che aveva una componente, come sapete, diciamo abbastanza vicina ad un certo esoterismo messianico ebraico, come ha messo in luce Gershon Scholem. Ma tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria, qui può essere letto in termini di contaminazione, per l'appunto, di diffusione di pensiero. Quindi davvero c'è poco da aggiungere, da commentare, se non un elemento che mi permetto di inserire, che è questo: insieme alle buone pratiche, alla ricostruzione del tessuto comunitario, della formazione politica in cui militate, che è importante, che è fondamentale, soprattutto in una fase di dissoluzione, di leaderismo molto spinto, guardate bene, non si può vivere e fare politica nell'epoca postmoderna senza leader, e questa è una lezione che la sinistra a lungo non ha capito e che oggi ha capito un po' torto collo, a tal punto da identificarsi in una maniera, a mio giudizio, un po' troppo pedissequa e per questo un po' rischiosa con un unico leader, mentre servono vari leader. Però al tempo stesso non ci può essere un partito come agenzia di socializzazione, agenzia di azione politica, agenzia cognitiva, come direbbe Barca, e si è molto ironizzato su questo. Abbiamo fatto un dibattito alla festa dell'Unità, cioè Festa Reggio, ribattezzata la festa dell'Unità 10 giorni fa, a riguardo, se non c'è un gruppo di persone, il più largo possibile, fatto di dirigenti, di militanti, ma anche capace di interagire con la società. E allora l'idea del percorso aperto è un'idea davvero molto positiva, perché uno dei rischi, una delle ragioni per cui le persone, gli individui si sono allontanati dalla politica, è avvertire quel che rimaneva dei partiti in termini di casamatte, piazze forti chiuse, luoghi che tendevano a tenere fuori dalle porte, dalle mura le persone. Invece la riapertura dei percorsi, l'idea dell'essere itineranti rispetto a luoghi di socializzazione antichi, è molto positiva. Ecco, quello che mi permetterei di indicare, che mi permetterei di offrire alla discussione collettiva, è sempre di più questo partito è un partito di amministratori, è lodevole, fondamentale, è un partito di technicalities, è un partito di approcci pragmatici, è un partito anche che ha fatto un grande sforzo, un grande ragionamento sulla comunicazione, in alcuni casi felice, in alcuni casi a mio giudizio invece infelice, ma questa è una discussione che si può aprire e che ci porterebbe lontano. È un partito che ha intercettato benissimo lo spirito dei tempi attraverso il suo leader attuale. Però essere un partito di sinistra o di centro-sinistra, un partito progressista, significa anche essere in alcuni momenti laterali o in controtendenza rispetto allo spirito dei tempi. Lo spirito dei tempi è innanzitutto il neoliberismo, con il quale non si può fare i conti, naturalmente, che a mio giudizio ha anche alcune espressioni straordinarie, sfolgoranti, estremamente sexy e affascinanti, ma che è un grande produttore di disuguaglianze, un formidabile produttore di sperequazione e di contrazione dei diritti. Un partito di centrosinistra, progressista, di sinistra, e anche la terminologia è molto importante, è un partito invece di riappropriazione e rilancio dei diritti. Andrea parlava prima di digital divide, di analfabetismo di ritorno, questo della capacità di conoscere e padroneggiare le skills e quelli che sono effettivamente gli strumenti di produzione, i mezzi di produzione. Oggi Marco Lombardo parlava dei makers e di questi artigiani cognitivi, dei Fab Lab.
che sono un pezzo piccolo, ma un pezzo importante, che in America è naturalmente molto più largo, di ritorno alla manifattura. E su cui naturalmente l'Italia, paese che ha perso nel giro di 10 anni il 40% della capacità manifatturiera, cioè un disastro e un avvaterlo, innanzitutto dal punto di vista dei posti di lavoro, dell'occupazione e anche dell'erario delle istituzioni pubbliche in termini di minori introiti, è un problema su cui bisogna ragionare e lavorare. Allora, per stare nello spirito dei tempi, in maniera adeguata e anche in controtendenza, laddove è necessario, occorre quella vecchia cosa che il signore sempre con la barba avrebbe chiamato la teoria o la dottrina. Il Partito Democratico è un partito di buone prassi, soprattutto attraverso i suoi amministratori, e agli amministratori bisogna rivolgere un applauso, non per fare dei salamelecchi o per costruire piaggeria, ma perché in situazioni complicatissime, dal terremoto alla riduzione progressiva del capacity spending, fino a questa follia tutta italiana del patto di stabilità all'interno di un'altra follia che è il vincolo del 3%, che è insostenibile, che la Germania per prima e la Francia hanno ampiamente forzato e fatto saltare. Allora, in tutto questo forse c'è bisogno di elaborare dottrina, di elaborare pensiero. Naturalmente non spetta unicamente al PD di Modena o al PD di Bologna, ma forse per costruire un pensiero che, soprattutto se è quello che un tempo si chiamava il centro, cioè Roma, è in tutt'altre faccende affaccendato, anche a colpi di tweet, sarebbe bene che in qualche modo venisse rimesso in circolo. E per rimetterlo in circolo bisogna costruire un dialogo, un patto, per usare un'espressione che Marco Lombardo utilizzava frequentemente, con soggetti che stanno altrove, con soggetti che non necessariamente sono attratti dalla formula del Partito Democratico, ma che magari nel Partito Democratico, come unico partito liquido ma solido presente in campo, trovano un interlocutore e un soggetto col quale confrontarsi, perché di fatto si tratta dell'unica macchina partitica presente in questo paese in questo momento. E io penso che sia bene che continui a resistere e a intercettare consenso il più a lungo possibile. E per fare questo bisogna davvero produrre contaminazione, bisogna davvero rivolgersi a pensieri lontani. Io credo che rivolgendo nuovamente una lode sincera e anche con un po' di ammirazione al lavoro che il PD di Modena ha avviato e condurrà nei prossimi mesi e al percorso che il PD di Bologna ha portato all'approdo recentemente, davvero rivolgendo lode e ammirazione, penso che se potete, dovete aggiungere qualcosa, forse questo sta in un tentativo di produrre un pensiero, una dimensione teorica, una griglia teoretica, senza la quale la politica può essere grande amministrazione, ma come ci insegna la storia dei partiti italiani, in questo recupero davvero alcune delle cose molto giuste che dicevate prima, cioè in un'altra epoca la capacità di governare una nazione che diventa ancora più importante in un'epoca di interrelazioni, di interazioni, di globalizzazione, occorre un sistema complesso, occorre una teoria, occorre un pensiero alto in grado di interconnettere, che naturalmente deve andare oltre le naturalmente buonissime e utili pratiche e che deve fare da guida. Se il partito da cui viene questi luoghi, cioè il Partito Comunista, in mezzo a una caterva di difetti, ha avuto un ruolo importante, è stato quello del far sì che dall'ultimo paesino e villaggio rurale della Sicilia fino alla Emilia arretrata, fino a Torino, grande centro di produzione culturale, tutti quelli che aderivano e sottoscrivevano la tessera di quel partito si sentivano parte di un grande processo di emancipazione nazionale e naturalmente di un grande processo di emancipazione universale e internazionale. Allora occorre, soprattutto nell'epoca globale, che di fronte alla disparità tra quello che un tempo si sarebbe chiamato il capitale, che è diventato una cosa sofisticatissima che a Marx sarebbe piaciuta tantissimo, cioè pura transazione e transumanza di simboli, di monete, di currencies, di valute, attraverso mezzi tecnologici, occorre che alla impressionante e straordinaria, anche ammirevole, Marx l'avrebbe davvero ammirata, capacità del capitale finanziario di spostarsi, riducendo i paesi e gli stati nazioni in povertà, molto spesso ci fosse un pensiero alternativo, non violentemente conflittuale, ma capace di costruire l'alterità di sinistra, di centro-sinistra progressista, altrettanto globale. Grazie.
Ma io ringrazio i nostri amici che ospiti, che ci hanno dato un sacco di suggestioni, ma di cui faremo naturalmente tesoro, ma come ho detto all'inizio, noi siamo qui per raccogliere anche le vostre suggestioni, le vostre disponibilità. E quindi utilizzerei il tempo che ancora abbiamo a disposizione per sentire anche la vostra opinione rispetto ad alcune proposte, ecco, che abbiamo fatto, e anche alle belle riflessioni che hanno fatto, e quindi ringraziamo nuovamente i nostri ospiti. Prima di passare all'estrazione, perché poi tra l'altro sono presenti qui, li ringrazio, anche alcuni amici che lavorano già su questi temi o in associazioni di categoria o istituzioni culturali o d'altro, insomma, e in questo momento così mi sto proprio obbligando ad intervenire, che noi vorremmo poi coinvolgere in questo percorso. Arrivo ai nomi se non alzo la mano. Come dicevo, già altri ci hanno dato la loro disponibilità, anche se non sono presenti qui questa sera. Io credo che ci sia possibilità, insomma, di partire con questo percorso. Vorremmo capire insomma, se c'è un interesse vero anche da parte vostra. Abbiamo detto che abbiamo sottovalutato ad esempio la dimensione storica, che tra l'altro due storici, quindi anche su questo vorremmo capire se può costruire qualcosa. Cristian, magari chi interviene si presenta. Sembra qualcuno rompesse il ghiaccio. Cristian Mattioli. Io ad esempio sullo sviluppo della parte storica sono un po' critico. Abbiamo un disperato bisogno di narrare la contemporaneità di questo paese. Anche simbolicamente vediamo come ci rifugiamo sempre nel passato, anche organizzando una banale assise di partito, più delle volte concludiamo come partito centro-sinistra con cantautore degli anni 70. Adesso la dico come provocazione, però noi facciamo fatica a spiegare l'Italia del 2014 anche nella rappresentazione che diamo. E mi permetto di fare una critica a voce alta. La mostra che c'è di là su Berlinguer ha alcune perplessità così come è stata concepita, e lì la difficoltà di avere nuove concezioni, nuove proposte, anche più attuali, per accattivare meglio anche quello che è il pensiero contemporaneo. Io partivo da un articolo del professore pubblicato sulla Stampa la settimana scorsa, dove parlava della difficoltà del modello emiliano su quella che è stata la storia del partito, delle nostre istituzioni, della nostra politica, e perché segna il passo in questo momento. E da lì la necessità di capire come riaggiornare questo modello. Io più che un percorso di formazione per le nuove classi dirigenti, vorrei un percorso di formazione di elaborazione di un pensiero nuovo, di elaborazione nuove, di contenuti nuovi. E noi abbiamo in questo momento bisogno, in questa regione, di voltare pagina, e abbiamo bisogno di riaggiornare la nostra proposta politica in tutti i settori, dal settore economico, al settore sociale, nel terzo settore, anche nella scuola, e di lei abbiamo bisogno di mettere in campo energie nuove. Noi abbiamo un problema che non solo non siamo in grado di fare rete, stiamo segnando il passo, abbiamo difficoltà a creare reti esterne. Lo dicevo nel tuo articolo, dagli anni 50 in avanti in Emilia Romagna tutti i corpi sociali lavoravano per un unico progetto, dal piccolo imprenditore all'artigiano, al commerciante, all'operaio, alla CGIL, al sindacato, tutti insieme lavoravano per il raggiungimento di un obiettivo sociale comune, di realizzazione, di condivisione della politica. Questo rapporto, questa rete, piano piano si è sfilacciato. Non solo si è sfilacciato verso l'esterno, non sappiamo neanche far fruttare le energie che abbiamo all'interno del partito. Persone con competenze nella vita quotidiana, non riusciamo a farle fruttare nell'elaborazione teorica. Gli chiediamo magari di fare i turni o di occuparsi di cose concrete, giustissime, che sono fondamentali,
però non li sfruttiamo fino in fondo perché le competenze, le capacità, le conoscenze, i contatti che hanno non solo a livello provinciale ma anche a livello esterno. E un'altra questione è quindi da lì sfruttare anche le nostre energie. Abbiamo anche delle persone esterne che guardano a noi, e delle eccellenti persone anche fortemente autorevoli sul territorio che facciamo fatica a coinvolgere. E intendo alcuni ricercatori, alcune persone nel mondo dell'imprenditoria che non riusciamo più a coinvolgere nei nostri processi di programmazione. Quindi la mia proposta è, l'osservazione che voglio fare è quella, sì, ragionare sul pensiero nuovo, ragionare sulla contemporaneità, coinvolgere le persone che sono all'interno del partito e fuori dal partito, rimettere in sesto quella rete, quel coinvolgimento dove anche la persona dell'ultimo circolo iscritto al PD del comune della montagna a un'ora di macchina da Modena si senta coinvolto con il progetto, quindi la condivisione anche con dei referendum e una partecipazione anche sui temi che sono cari, riaprire il dibattito anche nei circoli su alcune questioni che possono stare a cuore e da lì capire questa analisi e questo laboratorio, creare queste nuove richieste, necessità, esigenze, bisogna riaggiornare la politica e provare a mettere in circolo quelle che sono le energie migliori. Quindi condivido molto di quello che è stato detto, io però ribadisco più che su nuove classi dirigenti lavorerei su pensieri, proposte nuove. Brevissimamente, proprio un'indovina, condividendo il tuo assunto di prima, cioè occorre, tu non hai citato un termine, e fortunatamente non l'hai citato, nel senso che tra innovazione e rinnovamento ci mancava visione e poi avevamo così completato l'apparato di cliché e di robe. Chiaro che tu hai posto un tema vero, che è quello dell'elaborazione politica, no? Quindi di un pensiero sostenuto da un apparato teorico robusto che indichi, come dire, una visione del mondo che sia diversa da quella imperante. D'accordissimo, sono però un po', ma non l'ho ritrovato tanto nel tuo discorso, leggermente in quello di Christian, ma anche in certi altri accenni altrove, è un po' sfinito da questa eterna dicotomia tra politico e amministratore. Nel senso che l'assunto ormai che è passato è che esistono gli amministratori, esistono i politici. Io dico oggi non è più così. Oggi non è più così. Nelle manifestazioni migliori dell'amministrazione. Cioè non si può pensare di essere amministratori senza essere politici nel senso, come dire, vero del termine. Quindi di colui che si dedica ad una visione di comunità, a una strada, una programmazione e quindi così facendo ovviamente percorrere il sentiero della politica, non solo quella delle pratiche e della technicalities come tu dicevi prima. Invece purtroppo ci troviamo spesso a dibattere, a girare intorno al problema della classe dirigente piuttosto che del pensiero robusto. Le due cose si devono tenere e credo che nello spirito di Labo ci sia questo tentativo, no? Invertendo però l'ordine dei fattori, cioè si parte dalla politica e non dall'amministrazione. Questo sì che è un percorso che purtroppo spesso porta ad inzuccarsi contro la mancanza di elaborazione, perché sei affogato nella gestione quotidiana di un ente locale piuttosto che di un comune, piuttosto che... quello che loro hanno cercato di fare, che anche noi vorremmo cercare di fare, è invertire, cioè partire dalla politica e quindi dall'elaborazione anche teorica del pensiero per trasportare questo sforzo poi nel fare quotidiano. Allora, se riusciamo a fare questo, mi riferisco a te Christian, e forse ci spostiamo anche dall'eterno dilemma, no? Stiamo formando dei giovani e dei futuri amministratori o stiamo elaborando una strada nuova? Le due cose oggi devono andare a braccetto, perché altrimenti non credo possa esserci buona amministrazione se non c'è un pensiero anche a sostenerla, un apparato forte e di pensiero, insomma. C'è qualcun altro? Adesso.
Non li forziamo a stare qua, insomma. No, prima di lasciare magari la parola a Giovanni per concludere, se no, cioè, vedo che... No, mi sembra che è entrato di... Tutti interventi volontari. Sono Paolo Dugoni, sono il portavoce del Forum del Terzo. Ma è così, l'idea che mi... Il pensiero che ho è su questo partito che si è fondato sempre sulla militanza, e invece un partito nuovo che invece la militanza la deve mettere per far spazio ai giovani. Infatti i giovani bisogna a un certo punto mettere da parte la militanza. Secondo me questo è un po' nel momento in cui fai una scuola di formazione, cioè la fai perché devi sostituire delle generazioni, quindi devi creare degli spazi. Quindi credo che il successo di una scuola di formazione c'è nel momento in cui si accetta però anche il fatto che il partito deve funzionare così, mentre noi, insomma, vedo anche adesso per le elezioni regionali, vediamo come è forte la candidatura di chi ha una forte, che ha una grande esperienza alle spalle. Quindi, come questa scuola di formazione pensa di in qualche modo incidere su questo tema importante del nostro partito del futuro. Ma, rispondendo in parte, se non c'è Ugo, non resisto. Io sono Sergio Duretti, non rimane strano perché passo la mia vita a Torino, infatti arrivo a Torino, però vivo a Modena. E volevo solo fare tre brevi osservazioni. La prima, a Torino 3 anni fa organizzammo un bel percorso di formazione politica che si chiamava Pensiero Democratico, e continua a chiamarsi Pensiero Democratico, che era rivolto sia agli amministratori, in particolare ai giovani amministratori, sia più in generale, vuol dire, un corpo più ampio, anzi con l'obiettivo di andare anche oltre, voglio dire, coloro che sono iscritti al Partito Democratico, ma anche coloro che sono simpatizzanti o guardano con fiducia e speranza al Partito Democratico. Abbiamo fatto una bella esperienza, voglio dire, in modo particolare io avevo supportato, voglio dire, una parte che riguardava quello che era stato chiamato la società digitale, perché nella mia professione mi occupo essenzialmente di questo, voglio dire, all'interno di un centro di ricerca, e devo dire che i risultati sono stati estremamente positivi da questo punto di vista. Anche se segnalo, e lo dico subito perché secondo me è un aspetto che va considerato, che poi alla fine la produzione di pensiero che si era creata su diversi temi ha fatto molta, molta fatica, e uso un eufemismo quando dico molta fatica, a relazionarsi con poi quelle che erano le sedi decisionali nelle quali si prendevano le decisioni. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro, voglio dire, lo dico perché sto parlando appunto di un altro luogo che non è Modena, bellissimo lavoro 3 anni fa su Urban City. Peccato, voglio dire, che dopo, voglio dire, chi amministra, voglio dire, chi dovrebbe amministrare non solo al Comune di Torino ma in un contesto più ampio questi temi, non si sia riuscito a costruire un'interlocuzione. Allora, il problema, come dire, di quello che produci, di quello che costruisci, dell'interlocuzione, che non significa che gli altri ti devono ascoltare, devono prendere per loro colato quello che tu hai prodotto, ma almeno un'interlocuzione devi avere. Questo è un problema, come dire, che io segnalo perché noi in quell'esperienza l'abbiamo vissuto. Secondo aspetto, e sarò brevissimo, qualsiasi iniziativa, voglio dire, sia legata ai temi della conoscenza, io credo che sia assolutamente fondamentale, perché io continuo a essere legato a quella grande sfida che abbiamo perso in questa parte del mondo,
che ci faceva scrivere nel 2000 i documenti a Lisbona dicendo che noi avremmo dovuto essere in questa parte del mondo quelli che diventavano, che vincevano la grande sfida della competitività con gli altri sul terreno della conoscenza, e invece abbiamo perso. Io credo che anche tornare a ragionare sulle ragioni perché non Modena, non l'Italia, ma l'Europa, che questo aveva dichiarato, non è riuscita a farlo e a reinvestire nella conoscenza, non soltanto delle giovani generazioni, è magari selettiva su alcuni ambiti, sia assolutamente fondamentale. Il terzo aspetto, noi rispetto a qualche anno fa, anche soltanto rispetto a 3 anni fa, anche rispetto all'esperienza che abbiamo fatto a Torino, abbiamo, come dire, una carta in più che io metterei sempre al centro di qualsiasi azione che parte su questi temi, e cioè che abbiamo una disponibilità di dati e di informazioni che in alcuni casi ci travolge, perché troppe informazioni molto spesso corrispondono a nessuna informazione, ma che ci permettono di avere e di poter dare una lettura della realtà molto più sofisticata se siamo in grado di metterli insieme, di lavorare e di interpretarli rispetto al passato. Faccio un esempio: l'Italia è un paese, voglio dire, questi sono dati pubblici, voglio dire, che ha speso negli ultimi 7 anni 11,2 miliardi di euro su progetti, voglio dire, di innovazione attraverso i fondi strutturali. Li ha spesi attraverso 25.000 progetti. Allora, chiunque fa la divisione tra 11,2 miliardi e 25.000 progetti si rende conto, voglio dire, che quella non è innovazione, ma che si è chiamata innovazione una cosa che invece era sostanzialmente welfare. Era 30.000 euro un po' a tutti, e con 30.000 euro un po' a tutti, voglio dire, non fai innovazione, fai tante cose e tieni insieme un sistema. Allora, noi abbiamo tanti dati che ci permettono non soltanto di capire com'è la realtà, ma come quella realtà richiede politica e richiede profondi cambiamenti. Grazie. Faccio una piccola parentesi per raccogliere un po' di stimoli che sono arrivati dalla discussione. Io sono molto d'accordo con quello che diceva il sindaco, dice: guardate che oggi in realtà lo iato di scrivere, la distanza tra amministratore e politico è venuta meno. A meno che noi vogliamo mettere nel concetto di politico quello di ideologo o costruttore di un pensiero, ma voglio dire, oggi un amministratore deve essere un politico, cioè deve avere un pensiero, una visione, se vogliamo usare il termine visione, però deve averla. Ecco, non vorrei questo, cioè quando si fa un corso di formazione rivolto agli amministratori, evidentemente bisogna rovesciare il paradigma e bisogna partire dal pensiero, dalla politica. Provo a dare 2 sottolineature che probabilmente anche prima nella foga e nell'entusiasmo del discorso mi sono lasciato sfuggire, ma una riguarda l'Europa e l'altra riguarda un po' un metodo. Cioè, noi non è che dobbiamo allevare, tra virgolette, in batteria una classe amministrativa di giovani fondata sulle technicalities, quindi sulle competenze per cui hai un problema e lo risolvi. Noi dobbiamo dargli un metodo per cui in realtà tu li alleni alla gestione del conflitto, perché la gestione del conflitto è più importante della risoluzione di quel problema, perché quel problema domani ti si crea un altro problema, ma se tu hai il metodo di gestione del conflitto e capisci la potenzialità che c'è nel conflitto, tu in realtà stai affinando un pensiero. Noi troppo spesso puntiamo al conflitto-soluzione. Se invece alleniamo le persone a gestire i conflitti, ed è un motivo per cui una delle cose che abbiamo messo
messo accanto ai moduli formativi frontali. Io vengo dal mondo dell'università, ovviamente, la formazione, quindi è chiaro che molte delle cose devo, però ci vuole anche la pratica, e la pratica non vuol dire risolvere il problema, la pratica vuol dire saper gestire il conflitto insieme con gli altri protagonisti. Cioè, questi ragazzi, dopo che facevano un corso sul, per esempio, l'attrazione di investimenti, oppure sull'economia o sull'europrogettazione, facevano degli incontri con imprenditori che gli dicevano: questi sono i problemi che noi ci troviamo ad affrontare. Cioè, facevano dei workshop pratici in cui sostanzialmente venivano messi alla prova come se fossero già amministratori. Ecco, questo penso che sia un aspetto importante. Creare un metodo per cui la gestione del conflitto e scoprire le potenzialità in una gestione del conflitto diventa più importante che trovare la soluzione immediatamente, subito, all'impronta. E l'altro, sul pensiero, riguarda l'Europa, perché siamo tornati un po' all'etimologia, cioè Europa vuol dire avere uno sguardo ampio sulle cose. Tutte queste dinamiche, tutti questi moduli che noi possiamo affrontare, dalla sociologia all'economia, non possono che essere immersi nella prospettiva naturale di pensiero oggi, che è quella minima europea. Cioè, quello che noi cercavamo sempre di dire in classe è: attenzione, se voi pensate che le politiche europee siano politiche estere, noi stiamo sbagliando nel fare formazione. Perché la politica europea oggi è politica interna, il 70% delle normative nazionali non sono altro che derivazione di obblighi europei. Quindi o tutti questi moduli vengono inseriti in una prospettiva naturale di analisi e elaborazione, che è quella europea, poi magari se si riesce si va anche sul livello internazionale, però minimo europea, oppure si rischia di chiudersi nel localismo. Dico questo perché riprendo il concetto che diceva prima Panarari, cioè quando facciamo analisi di profondità di pensiero, pensiero profondo vuol dire anche un pensiero largo, che sa cogliere la complessità, che non cerca necessariamente la soluzione, ma che sa allargare, sa in qualche modo far respirare idealmente questi ragazzi. Questo credo che sia un messaggio importante da far passare in qualsiasi corso di formazione si voglia fare, cioè far capire che oggi loro saranno portati a confrontarsi soprattutto con amministratori, politici, professionisti di altri paesi. Quando abbiamo fatto il corso di europrogettazione, perché diciamocelo, in tempi di necessità di finanze, cioè in tempi di tagli, oggi saper intercettare i fondi europei diventa fondamentale rispetto alle cose che si vogliono fare. Ma se noi riusciamo a fargli capire che, attenzione, non è che solo capacità di progettazione, capacità di raccoglimento dei fondi, ma è programmazione, sapere indicare quali sono le tue priorità per il tuo territorio, vuol dire creare delle relazioni per cui inevitabilmente poi si chiedono: ma come ha fatto per esempio Friburgo a risolvere il problema energetico? Perché non ce l'abbiamo solo noi i problemi. Come ha fatto Barcellona a risolvere il problema delle smart city? Cioè, come le altre realtà si sono posti questi problemi? E forse questo ci aiuta, e con questo concludo, a uscire da quello che è un rischio che noi troppo spesso rischiamo di correre, scusate, che è il provincialismo, cioè pensare che solo noi siamo i veri titolari degli unici problemi, mentre gli altri non ce l'hanno. E allora immergere in una visione europea e in un metodo per cui la gestione del conflitto diventa più importante della risoluzione, secondo me fa parte di quel percorso di aumento della capacità di elaborazione di un pensiero lungo, che una volta era uno dei prerequisiti per fare politica. Cioè, se non ci sono altri che vogliono intervenire, come dicevo prima con Andrea, non ci sono conclusioni, c'è un arrivederci, perché altrimenti avremmo lasciato le sedie di sopra e ognuno avrebbe raccontato o le esperienze che fa o il suo punto di vista, oppure vi avremmo presentato già un'idea già confezionata. No, l'idea appunto era quella di venire qui, cominciare a parlarne con voi, con chi ci vuole stare, con chi ha dato la sua disponibilità nel foglio che abbiamo fatto girare, quindi nessuno pretende di fare delle conclusioni, io mi sento solo di fare
un ringraziamento ai nostri amici e ai nostri ospiti, a Max, a Marco, a nome sia di Filippo che di Andrea, naturalmente del partito, a voi che siete venuti e a coloro che hanno dato già da questa sera la disponibilità per provare a costruire qualcosa. Quindi ci rivedremo, ci risentiremo presto, perché l'obiettivo è di avviare questa esperienza nel corso dell'autunno-inverno, insomma, intrecciandola con anche le altre iniziative che il partito farà su questi temi. Grazie e buonanotte.